Buonasera a tutti, eccoci tornati con una nuova live. Fateci sapere, come al solito, se sentite, se vedete bene, ecco, dateci un feedback nei commenti. Nel frattempo, ecco, vi dico brevemente ciò che tratteremo stasera. Sono qui con Umberto Battino, ormai ecco, sempre presente con molto piacere nelle nostre live. E stasera la live sarà incentrata proprio sui suoi studi riguardo le giganti rosse, in particolare i nuovi risultati che saranno in anteprima per noi di Passione Astronomia. Quindi Umberto ci ha fatto questo bel regalo stasera e noi siamo ben lieti, ecco, di ospitarlo, ma lui, ecco, No, è di casa, quindi non è ospite. Quindi mi state dicendo che sentite e vedete bene. Quindi Umberto, buonasera. buonasera a voi. Tanto sto finendo di condividere un po' anche sulle altre piattaforme. Esatto, io Ma colgo penso che l'occasione. siamo. Sì, colgo l'occasione per ricordarvi, ecco, di condividere la diretta, ecco, se vi fa piacere sui vostri profili Facebook. Chi vuole può sostenerci condividendo la live o donando stelle. Quindi grazie di cuore anche per la live di ieri dell'Eclissi. Eravamo quasi 800 persone, ecco, connessi. Avete seguito veramente per 3 ore tutte le fasi dell'Eclissi. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, Umberto, Tommaso, Stefano e Marco. Quindi veramente grazie, grazie. Quindi detto questo, io comincerei la nostra serata. Quindi Umberto, noi l'abbiamo intitolata I segreti delle giganti rosse. Quindi queste giganti rosse avranno tanti segreti che svelerai questa sera a questo punto. Non ce li hanno per me, cioè sì, no, ce li hanno per me anche per me. Però sì, io insomma, diciamo che non, in questo caso non mantengo i segreti, li racconto un po' in giro. Esatto. Allora, no, questo si tratta essenzialmente di uno degli ultimi lavori che ho fatto e che andrò anche a presentare tra un paio di giorni, una conferenza, beh, virtuale, perché la situazione è questa. Però mi faceva piacere anche condividere, insomma, questi po' nuovi risultati su queste giganti rosse e stelle AGB, che sono un tipo di giganti rosse un po' più grasse, e con voi di Passione Astronomia e non solo, ovviamente, chiunque si voglia unire. Come dire, sono quindi risultati ancora inediti, nuovi, freschi, non pubblicati, quindi mi faceva piacere, insomma, ho messo insieme qualche immagine e in qualche modo cerco di raccontarvele in modo alla portata di tutti, però comunque mantenendo il rigore scientifico che è d'obbligo sempre. E niente, ci ho detto, io posso anche condividere lo schermo Umberto, e ragazzi, vedere. noi durante la serata comunque abbiamo preparato anche qualche stella, qualche esempio proprio, ecco, delle stelle che ci parlerà Umberto. Questo è bene, in modo da avere anche un contatto con la realtà che fa sempre bene sotto questo punto di vista. Molto bene. Un attimo solo, allora Vai, vai, provo Umberto. a vediamo un po'. Provo intanto a Nel frattempo vediamo se saluto tutti, trovo. buonasera a tutti, ecco, ci state salutando. Grazie, Roberto, è stata un'esperienza meravigliosa quella di ieri. Quindi, a proposito, comunque, se avete poi domande comunque da fare al nostro Umberto, comunque le potete fare, le leggiamo, ecco, poi durante la serata, qualche curiosità. Quindi non, fatene, fatene, fatene. Vai, Allora, Umberto. vedete le slide le vedete, vero? Vedete quello che Perfettamente, vedete? perfettamente. Così vedete ancora meglio? Sì, O no? sì. Allora, sì, dunque, la serata si chiama appunto I segreti delle giganti rosse. E qua inizio come prima slide a farvi vedere due immagini di queste tipo di stelle, insomma. Io sono molto interessato a queste stelle. Diciamo che rappresentano uno dei miei due principali filoni di ricerca. Dunque, io sono specializzato ormai da più o meno 9, quasi 10 anni e faccio ricerca da una decina d'anni ormai su
due cose essenzialmente. Una sono l'evoluzione, la vita delle stelle di massa, soprattutto di massa piccola, di tutte le stelle, ma soprattutto quelle di massa piccola, come il nostro Sole, o come Sirio, magari stelle del range di 1, 2, 3 masse solari. E l'altro filone sono le supernove 1A, cioè l'esplosione di nane bianche in sistema binario. E oggi vi parlerò del primo filone, insomma, dell'ultimo lavoro che ho fatto su questo tipo di stelle, no? Ecco, qua avete due esempi di due stelle. Sono quella a sinistra è una stella che noi non vediamo dai nostri cieli, si vede nell'emisfero australe, dove abita Daniele, insomma. Si chiama Jacklux ed è una gigante rossa, molto molto grande, che vedete con questo tipico... Vedete il mio mouse, lo vedete? Sì, aspetta Umberto, sei un attimo interrotto, fammi vedere una cosa, non so perché... Ok, sembra che siamo tornati. No, perché c'era un poco di lag, non so perché. Vai, okay. vai Umberto, vai. La freccia la vedete? Sì, si vede perfettamente. Questa è una gigante rossa, molto... questa è la stella che si trova nell'emisfero sud, fa parte della famosissima Croce del Sud, la costellazione, si chiama Jacklux, ha circa un raggio di circa 50 volte il raggio del Sole. Quest'altra è una stella ancora più grande di Jacklux, è una stella che si chiama... è una stella AGB. E le AGB sono essenzialmente delle giganti rosse, come questa, però ancora più vecchie e ancora più grasse. Se Jacklux ha circa un raggio di 20, 30, 40 raggi solari, c'è un po' di incertezza, le stelle AGB, questa in questo caso è la stella Mira, arriviamo anche a 100, 200 volte il raggio del Sole talvolta. E parleremo di questo tipo di stelle, sono stelle molto vecchie, che non bruciano più idrogeno nel nucleo, l'hanno finito da tempo, bruciano in modo alternato idrogeno ed elio in due gusci intorno a un nucleo che ha esaurito tutto il carburante e sono, come abbiamo detto, molto, insomma, voluminose, per non usare un termine offensivo, no? E come sono fatte all'interno queste stelle? Sono fatte in questo modo, hanno un nocciolo qua fatto di carbonio e ossigeno, che sono le ceneri di quello che hanno bruciato prima. Queste stelle una volta erano simili al nostro Sole, hanno bruciato tutto l'idrogeno, hanno lasciato come scarto l'elio, che poi hanno bruciato a loro volta sempre nel nucleo, e come la cenere dell'elio è carbonio e ossigeno, e qua che è tutto depositato nel centro. E poi intorno hanno vari... Dimmi? Pasquale, mi hai detto qualcosa o no? Ok. Completezza. Ma c'è un po' di ritardo, c'è un po' di ritardo okay. Forse. Ok. Allora, Lorena diceva AGB sta per... asimptoti, è un termine inglese. In inglese vuol dire asymptotic giant branch, in italiano si chiama ramo asimptotico del gigante, che è un termine un po' struso, ma si riferisce a una zona del diagramma HR. Sono quelle stelle, c'è una zona al diagramma HR, dove tutte le stelle possono essere classificate in base alla loro temperatura e luminosità, dove le stelle tendono a, quando invecchiano, tendono ad arrampicarsi come su un ramo, per cui prende il nome da quella porzione. Ma sono, di fatto sono stelle giganti, la G sta per giganti, sono di fatto delle giganti rosse, ma molto più voluminose. Sono lo stadio successivo alla stadio di gigante rossa, essenzialmente questo. Bene. Diciamo la struttura è questa qua, è una struttura con un bel nocciolo e intorno abbiamo tanti gusci, c'è un guscio di elio intorno al nocciolo, poi di idrogeno che brucia e poi c'è questo enorme inviluppo, tutta la parte più esterna che è tutta turbolenta, vedete queste freccette qua che vedete? Queste freccette vogliono dire che è tutto, la stella lì sta ribollendo, è tutta, ci sono tanti moti convettivi, come quando cuocete la pasta, no? Quando l'acqua ribolle. Ecco, tutta quella zona all'intorno rossa è tutta, sta tutta bollendo, tutta convettiva, si mescola in modo turbolento. Però ecco, tra l'altro, perché queste stelle sono così grandi? Ovviamente sono enormi. E il motivo è molto semplice, perché queste stelle bruciano idrogeno proprio qua, nella parte più bassa dell'inviluppo, ed elio, a temperature molto più alte di quelle del Sole. Pensate. Queste stelle bruciano l'idrogeno non a 15 milioni di gradi, bensì a 50 milioni di gradi.
E quando bruciano l'idrogeno, cosa succede? Lo trasformano in elio e lo accumulano sotto di loro. Quando a un certo punto l'elio si accumula sempre di più, viene sempre più ammassato, diventa sempre più denso, più caldo, quando a un certo punto si accende, e quando l'elio si accende brucia in un flash di 200 milioni di gradi. Però queste temperature così tanto più alte rispetto a quelle del Sole, cosa vogliono dire? Che l'energia che sprigionano è molto più alta, per cui gli stratosferi vengono spinti molto più in là, a volumi molto più grandi. Pensate che una stella di questo tipo, una stella AGB, se fosse messa al posto del Sole, riuscirebbe già a inglobare l'orbita terrestre, no? E infatti quella cosa che vediamo qua. Questa è una stella AGB tipica. Ecco, vedete quel pallino giallo, questo qua? Questo è il Sole. Il Sole è questa roba qua. Ma il bello è che il Sole un giorno diventerà così, no? Ma le stelle che abbiamo visto all'inizio sono di queste dimensioni, perché bruciano il loro carburante e hanno pochissimo idrogeno in quel guscio, e per bruciarlo devono proprio aumentare la temperatura tantissimo. Però aumentando la temperatura sprigionano così tanta energia che spingono i loro strati esterni a distanze molto più grandi, e quindi si allargano. E quindi questa è una stella AGB. Una gigante rossa molto più gonfiata. Di fatto è questa, no? Ok. E come abbiamo detto, queste stelle ribollono. Questo è molto importante, perché il loro inviluppo, tutta la loro parte più esterna, è come un'enorme pentola di pasta, è tutto un bollore. C'è tutta questa materia che va su e giù, su e giù, su e giù. E questa è una cosa molto importante da tenere a mente, perché ha delle conseguenze molto importanti sulla vita della stella, ma anche sugli elementi chimici che poi va a produrre. Spesso che poi sono gli elementi chimici da cui poi noi siamo nati, no? Quando poi è nato il Sole. Ecco, tra l'altro, questo è molto importante perché, vedete, abbiamo detto che qua avete uno schema molto semplificato. La parte rossa è la parte esterna di questa stella AGB, che è tutta la parte che sta bollendo, che va con la materia che va su e giù come una pentola di pasta. Abbiamo poi in blu il nocciolo, che invece non fa nulla, è tutto lì, le ceneri passate nel nucleo, e poi il guscio di elio, che brucia, poi si spegne, poi ribrucia, viene riacceso. Però vedete che il fatto che tutta la parte esterna ribolla crea degli effetti molto interessanti proprio in questi due bordi, vedete? Ho cercato in blu il bordo tra l'inviluppo che ribolle, convettivo, esterno, e poi il bordo tra il nucleo e il guscio di elio, che ogni tanto diventa convettivo. Questo perché? Perché queste zone qua, prendiamo per esempio questa parte qua, il bordo tra il mantello esterno e il guscio. Immaginiamoci tutta questa massa di gas che va su e giù. A un certo punto, quando torna giù, batterà contro il bordo del guscio di elio. E battendo, questa zona qua, cosa succede? Che è un po' come un bagnasciuga di una spiaggia. Immaginate, voi siete al mare, vedete che il mare, quando siete sulla spiaggia, non ha un bordo bello preciso, no? Ci sarà una zona che è bagnasciuga, in cui ogni tanto le onde, quando arrivano, la bagnano, poi si ritirano, e poi la bagnano, perché sono onde, di fatto. Nella stella succede un po' la stessa cosa. Questi moti convettivi fanno in modo che un po' di idrogeno, un po' del idrogeno che compone la parte esterna, si mescoli un po' all'interno. E lo fa in questo modo. Qua vedete, questo è un disegno un po' più complicato. Questa, pensate, è una simulazione al computer di una di queste stelle. È una simulazione complessissima. Noi possiamo usare dei super computer per simulare la struttura di queste stelle. E qua vedete, qua al centro abbiamo il nocciolo della stella. Qua nel guscio, qua nella ciambella più interna abbiamo il guscio dell'elio, e questa parte interna è tutto l'inviluppo convettivo, quello che tutto ribolle. Vedete che voi potete vedere che sia all'esterno che in questo caso anche all'interno ci sono tutti i moti di mescolamento che vanno su e giù.
E vedete cosa succede qua al bordo? Vedete queste belle, come dire, queste piccole ondine? Le notate? Queste ondine quasi orizzontali. Pasquale, tu le vedi? Pasquale? Umberto, c'è un po' di Sì. ritardo Ah, tra me e te, ok. non so perché c'è, delle volte va, cioè siamo 10 secondi indietro, penso. Vabbè, sì, Ah, comunque vabbè. si vedono, ok. Perfetto, allora aspetterò quando parlare. Vai, vai. Queste zone qui sono di fatto sono una cosa molto simile a, come dire, aspettate un attimo, all'effetto che avete quando buttate un sasso nello stagno. Sono delle onde che sono create dalla materia che va su e giù nella convezione, che batte contro il bordo, contro il bordo rigido della zona del mantello, e crea queste onde che si propagano. E queste onde sono molto importanti perché mescolano materia verso l'interno. E cosa succede? Mescolandosi materia qui, succede che un po' di idrogeno, quindi un po' di protoni, vengono diffusi verso l'interno. Ma questa zona verde, la zona verde che vedete qua, è ricca di elio, ma anche di carbonio, che è il prodotto dell'elio quando brucia. E quando il carbonio cattura un po' di questi protoni che vengono diffusi dentro, da questi moti convettivi che vengono sopra, e crea un tipo particolare di carbonio che si chiama carbonio 13, che è un ingrediente fondamentale, perché quando questo carbonio 13 reagisce con l'elio, che qua è molto abbondante, produce ossigeno 16 e tanti, tanti neutroni. E questi neutroni sono una cosa molto importante perché vengono rilasciati in grande quantità, pensate, circa 10 milioni per centimetro cubo in queste stelle, e vanno in qualche modo come dei mattoncini a formare tutti gli elementi più pesanti del ferro. E qua vi faccio vedere come. Qua vedete, qua è una. Questo è un grafico che fa vedere. Cioè, in questo caso avete dal basso verso l'alto, avete tanti elementi. Questo è l'argento, questo è il cadmio, l'indio, sono tutti elementi chimici. Noi definiamo tutti questi elementi chimici sono diversi per una sola ragione. Hanno un numero diverso di protoni nel nucleo dell'atomo. Però, come dire, un atomo di argento può avere un numero diverso di neutroni, no? Cosa succede? Quando abbiamo tanti neutroni, per esempio, questi neutroni vengono catturati da questi nuclei pesanti, per esempio dall'argento, che cattura un neutrone, magari diventa instabile e questo neutrone si trasforma in un protone e quindi trasforma l'argento in cadmio, il quale catturerà un protone, un neutrone, un neutrone, un neutrone, tanti neutroni, fino a quando diventerà instabile e si trasformerà in indio, e poi cattura un altro neutrone e decadrà di nuovo e si trasformerà in stannio. E questa catena va avanti fino a produrre tutti gli elementi della tavola periodica, come bario, oro, argento, piombo. E in questo modo le stelle AGB riescono a produrre tutti gli elementi, insomma, il 50% degli elementi tra il ferro fino al piombo addirittura. Però una cosa che possono fare i neutroni e non, per esempio, i protoni. Questo perché i protoni, quando gli elementi sono tanto pesanti, le cariche tendono a respingersi, mentre i neutroni non hanno carica elettrica e quindi possono montarsi come dei mattoncini Lego e fare tutti gli elementi della tavola periodica. Per esempio, queste stelle producono tanto bario o tanto piombo. Se voi avete degli aggeggi, magari anche delle parti della macchina che contengono del bario o del piombo o zirconio, questi elementi molto probabilmente sono stati formati in queste stelle molto vecchie, miliardi di anni fa, che poi morendo le hanno buttate nella nebulosa da cui è nato il nostro Sole, da cui poi si è formata anche la Terra. Insomma. E quindi cosa ho fatto? Essenzialmente, io sono andato a fare, ho costruito al computer tanti modelli. Descrivendo il mescolamento che avviene esattamente qui e qui in modo un po' diverso.
e sono andato a vedere quali di questi modelli riescono a riprodurre quello che vediamo in cielo. E l'ho fatto più o meno in questo modo qua. No? In questo qua, questo è un grafico in cui ho messo queste stelle qua che vedete, queste stelle blu, sono stelle vere. E sono in questo grafico, vedete, nell'asse questo verticale avete l'abbondanza di qualche elemento chimico di queste stelle che si può misurare. Stelle che stanno qua su sono stelle che hanno tanto cesio, che è un elemento molto pesante. È un elemento, per esempio, che pesa tipo 3 volte il ferro. E stelle che stanno verso destra qua sono stelle che hanno tanto cesio e poco itrio, che sono l'itrio è un elemento pesante ma un po' meno del cesio. Questi due elementi, il cesio, il ferro e l'itrio, sono degli elementi che noi possiamo vedere sulla superficie delle stelle e misurarne l'abbondanza. E qua vedete, ci sono delle stelle, sono 12 stelle che gli astronomi hanno osservato e ne hanno analizzato la luce e sono riusciti a misurare l'abbondanza di questi 3 elementi chimici. E le ho messe in un grafico, insomma, quindi quindi ho provato poi al computer a calcolare tanti modelli virtuali di stella, ognuno con dei diversi ingredienti, stelle che mescolano tanto, stelle che mescolano un po' di meno, e sono andato a vedere quali sono quelle che riescono a riprodurre le abbondanze che vediamo in cielo. E vedete che qua abbiamo un vincitore, ovvero sono questi due modelli che riescono a riprodurre molto bene le abbondanze chimiche che vediamo sulla superficie di queste stelle molto vecchie, che però sono reali. E da questa cosa possiamo imparare tante cose. Per esempio, queste stelle, questi due modelli sono due modelli che producono tanto, tanto, tanto carbonio 13. Producono una zona di carbonio 13 larga circa 3.000 km sotto il guscio convettivo, l'enorme mantello convettivo. 3.000 km per una stella, una gigante rossa, sono nulla. Rispetto a un raggio di 150 milioni di chilometri, sono circa un decimillesimo, un centimillesimo, quindi un ago di un pagliaio. Però devono avere almeno quella zona ricca di carbonio 13 per fare i neutroni necessari per fare questi elementi chimici così tanto abbondanti. E la cosa numero due è dobbiamo mescolare pochissimo tra il nucleo e il guscio di elio. Queste sono queste stelle che hanno queste due caratteristiche sono quelle che meglio riproducono le stelle in cielo, e probabilmente ci dicono queste due caratteristiche sono due caratteristiche che descrivono meglio le stelle reali, insomma. E questo è importante perché, insomma, in qualche modo ciò vuol dire che con i modelli al computer e con l'aiuto dei modelli al computer, soltanto osservando la composizione di queste stelle in superficie, possiamo capire come funzionano all'interno, pur senza vedere nulla. Possiamo capire come la materia si mescola e soltanto guardando le abbondanze chimiche che sono sulla superficie. E poi c'è un dettaglio, vedete questi qua, ci sono due stelle che sono queste due stelle qua che sono un po' che sono tanto tanto ricche di elementi pesanti, e nessuno dei miei modelli riesce a prenderle. La cosa curiosa, queste due stelle sono due stelle binarie, hanno cioè entrambe una nana bianca come compagna di viaggio, ma questa nana bianca molto probabilmente, anzi sicuramente, una volta è stata anche lei una stella GB, e anche lei ha prodotto tanti elementi pesanti, che poi a un certo punto quindi ha prodotto questi elementi pesanti di cui ha arricchito il suo mantello, che poi ha espulso tramite venti. E questa materia arricchita sarà poi stata catturata dalla sua compagna, che adesso è una stella GB, anch'essa. Quindi questa stella GB avrà ricevuto come regalo questa materia già arricchita di bario, di piombo, di cesio, e poi a sua volta l'avrà arricchita ancora di più, evolvendo essa stessa. Quindi può essere
Questa però è una mia ipotesi, attenzione. Questa, la mia ipotesi è, guarda caso, queste due stelle sono due stelle binarie. E guarda caso sono molto ricche di questi elementi pesanti. Potrebbe essere che la ragione per cui sono così ricche di elementi pesanti è che i miei modelli, che sono modelli di stelle singole, non riescono a riprodurre, è perché sono arricchite due volte. Però questa è un'ipotesi. E vediamo, in futuro, farò uno studio proprio dedicato apposta e vedremo se questa ipotesi è valida. Però ha buone chance, diciamo. Cioè, sono fiducioso, però bisogna essere molto prudenti. Questa è la cosa principale. Certo. Questa è una... Insomma, come dire, ho riassunto in mezz'ora uno studio che è durato da molti mesi, insomma. Però, insomma, certo. Questo è quanto, insomma. Ragazzi, infatti considerate che Umberto ci ha snocciolato, ecco, questo argomento in mezz'ora, giusto per darci, ecco, un'anteprima della sua, poi dei suoi risultati che renderà note da qualche giorno. Diciamo che l'ultima ipotesi è affascinante, in effetti, Umberto, poi è chiaro che è da verificare, però diciamo, in linea teorica, pensiamo al ragionamento fatto nella tua, ecco, discussione, ci sta che possa essere così, però chiaramente la scienza ha bisogno di studio e di tanto altro, di ricerca, quindi non, nulla arriva, ecco, dal nulla, possiamo dire così. Nulla dal nulla, infatti. Da nulla. Allora, Umberto, Marica ti chiedeva, ragazzi, allora nel frattempo scatenatevi con le domande, mi raccomando, per il nostro Umberto, quindi magari io adesso faccio vedere pure qualche immagine di stelle che o sono, ecco, proprio della GP come abbiamo visto con Umberto, oppure sono degli stati prima che però diventeranno quella tipologia di stella. Allora Marica chiedeva, gli elementi sulle stelle si possono misurare in base alla luce che vediamo? Sì, è come, anzi, vedo se trovo anche un'immagine... che fa vedere come si fa, insomma. Vediamo un po' se trovo qualcosa. Comunque sì, analizzando la luce che emettono, si possono proprio misurare delle abbondanze chimiche sulla loro superficie. Vediamo un po' se trovo qualcosa di interessante. Intanto... Vai, io volevo dirvi un'altra cosa, perché ho dimenticato di dirlo all'inizio live. Passione Astronomia da qualche giorno, diciamo che in realtà era sbarcato già nel 2015, però abbiamo riportato in auge il canale YouTube di Passione Astronomia, quindi io vi invito a diciamo ad iscrivervi, è un modo, ecco, per, diciamo, noi abbiamo deciso di riproporre il canale per creare una raccolta, perché era una raccolta di live, in modo da tenerle belle e pronte nel caso le vogliate rivedere senza problemi. Io vi voglio lasciare il link nel frattempo che Umberto cerca l'immagine. Allora, ok, perfetto, vi metto il link giusto per chiudere il discorso. Eccolo qua, qui trovate il canale YouTube di Passione Astronomia. Aspettate, eccolo qua, potete iscrivervi se volete. Umberto, quando vuoi io ti condivido lo schermo, sì, anche se stasera secondo me lo vuoi condividere anche tu comunque. Sì? Ah, ok. Secondo me hai questo potere stasera, Umberto. Ah sì, non sono capace, quindi magari fai... devo ancora fare pratica. No. Allora, vediamo un po'. Ok, quando vuoi. Riesci. No, va da solo, io non faccio niente, Umberto, va da solo. No. Ah, perfetto, ok, ottimo. Lei ha il potere stasera. Allora, per esempio, questo forse spiega un pochino. Come facciamo a misurare le abbondanze chimiche sulla superficie delle stelle? Allora, fanno in questo modo. Avete presente l'arcobaleno solare del Sole, no? L'arcobaleno del Sole è nient'altro che la luce solare scomposta nelle varie frequenze della luce. Abbiamo le frequenze più basse nella luce visibile, che quindi sono rosse, e le frequenze più alte verso il blu e quelle in mezzo, insomma, abbiamo più l'arancione, il giallo, il verde e così via. Con le stelle, quando ci arriva la luce di una stella, noi possiamo prenderla e scomporla nelle varie frequenze. E questo è importante perché
Se c'è un elemento chimico particolare, per esempio, se c'è del ferro o se c'è del calcio o del cromo, ogni elemento chimico assorbe una frequenza ben precisa. Quindi, quando noi scomponiamo la luce delle stelle nelle loro frequenze, vedremo che certe frequenze, non ci sono o sono molto più deboli delle altre. Questo perché? Perché c'è qualcosa che assorbe sulla superficie della stella, che assorbe una frequenza e lascia passare tutte le altre, no? Qua, per esempio, vediamo questa, l'immagine che vedete è l'immagine, che è un grafico che fa vedere la luce di una stella scomposta nelle varie frequenze. Sull'asse orizzontale avete la lunghezza d'onda di varie frequenze. Vedete che mentre sull'asse verticale avete l'intensità della luce che arriva a una certa frequenza. Vedete che questa curva non è tutta bella, come dire, armoniosa, è tutta frastagliata, va su e giù, no? Perché è frastagliata? Perché ci sono degli elementi chimici che assorbono la luce quando è a quella frequenza. Per esempio, vedete che qua avete le frecce indicano tutte quelle. Quegli avvallamenti che indicano che c'è qualcosa che sta assorbendo. Per esempio, vedete che c'è qualcosa, c'è tanto, c'è del ferro che assorba luce in varie zone. Vedete che c'è il cromo più a destra, questo è il cromo, questo è il calcio che assorbe, che crea tutto questo avvallamento, quindi non fa passare la luce quando ha questa frequenza. Questo è il manganese che crea questo assorbimento qui. E quindi misurando questi avvallamenti qua, che prende luce che manca, che è stata catturata da un atomo di manganese, di ferro, di elio, possiamo calcolare l'abbondanza di quell'elemento chimico che ha assorbito quella frequenza. Quindi tanto più questo avvallamento è profondo, tanto più quell'elemento chimico è abbondante. E possiamo quindi misurare proprio con molta precisione quanto quell'elemento chimico è abbondante su quella stella. In sostanza funziona così. È un procedimento che facciamo anche qua nel laboratorio. È la stessa identica cosa. Voi potete andare in un laboratorio di chimica, volete, non so, analizzare il contenuto di una nube di gas, non so, e voi potete far passare attraverso questa nube della luce. Mettere dalla parte apposta uno spettrografo che analizza questa luce in tutte le varie frequenze e vedete che certe frequenze mancano perché sono state assorbite da qualcosa. E la stessa cosa la facciamo con le stelle, è lo stesso principio, lo stesso identico principio. È una cosa molto interessante questa, ecco, che ci dà proprio infatti, ecco, Raffaella dice forte, ecco, insomma, Fabian dice un codice a barre universale, lo definisce. Più o meno sì, no, sì, più o meno sì, esattamente, sì. Non è tanto a quella, si assomiglia a quella, in effetti. Ma in effetti sì, direi che universale perché è la stessa legge fisica, è la stessa chimica, no? Cioè la chimica e la fisica è la stessa che funziona qua a terra, è la stessa con cui possiamo analizzare il contenuto di un gas qua in laboratorio, è la stessa che sulle stelle. La legge è la stessa, la applichiamo allo stesso modo e quindi possiamo Certo. proprio fare un'analisi quasi da laboratorio sulle stelle. Certo. Allora, nel frattempo io volevo anche condividere qualche immagine che avevo preparato io, giusto per, ecco, per darvi un contributo visivo di quello che stiamo, ecco, parlando. Questa è la stella Aldebaran, la stella del toro, l'occhio del toro, che diciamo non è un AGB, giusto Umberto? Non è ancora in quello Lo stadio di... diventerà, lo diventerà. Adesso non è Esatto. ancora, è una gigante rossa, ma diventerà una GB. AGB. Diventerà. E quelle stelle che vedete di sfondo sono le Iadi. Ragazzi, questo ammasso stellare aperto con Aldebaran è visibile, lo vediamo specialmente in questo periodo. Ecco, è Aldebaran della costellazione del Toro tra le Iadi, però il tra le Iadi è soltanto prospettico. Attenzione, perché Aldebaran non fa parte di questo ammasso aperto, però in realtà, in teoria, osservandolo con un binocolo, prospetticamente potrebbe ingannare. In realtà no, sono separati da svariati anni luce. Quindi, meglio dirlo, se avete occasione, osservate le Iadi, che
sono molto molto belle. Poi trovate anche le Pleiadi, che vabbè, ne abbiamo parlato anche l'altra volta in live con Daniele. Allora, tornando per esempio, io, ecco, c'è Lorenzo che chiede: quali strumenti software si usano per costruire i modelli simulazione delle stelle? Io, per esempio, posso farvi vedere, io uso, condivido la pagina, provo a fare io. Io, per esempio, uso un codice che simula la vita delle stelle, si chiama Mesa. Questa è la pagina web di Mesa, è un codice stellare che si può scaricare liberamente, però insomma, da saper usare ci vuole un po'. Scusa, Alberto, l'hai condiviso? Forse sì, ma forse no. Ah, forse... No, perché io desideravo ancora te, Barano, per questo, perché lo stavi indicando. Ok. Ah, forse... Vediamo un po'. Vedi un po', perché non mi compare sotto. Ora sì, ecco, però. Adesso sì, ecco. Per esempio, io uso questo codice, che è Mesa. È un codice che io... ho anche contribuito a scrivere un pochino. Io di questo codice ho scritto una parte, proprio la parte che descrive come la materia si mescola al bordo delle zone convettive. Perché lì, insomma, tu hai una zona convettiva, poi quella sotto invece non mescola niente, però non è che la situazione cambia da bianco a nero. C'è una zona di transizione, e quella è importante, perché determina... quanti neutroni fai, per esempio. Io ho scritto quella parte di codice per questo codice che descrive un po' questo meccanismo. E questo è un codice che si può scaricare liberamente dal questo è il sito, si scarica. È un codice professionale, quindi è molto difficile da usare. Io insegno anche ai studenti di dottorato a usarlo. Ho fatto delle scuole, lo insegno. Però insomma è gente che insomma che ha finito gli studi in fisica, che poi fa il dottorato, quindi con un certo bagaglio, però teoricamente se uno ha un po' di, come dire, un po' di conoscenze di base, può scaricarlo e può farlo funzionare su un portatile anche, e se ha bisogno di fare simulazioni un po' più lunghe, un computer un po' più grosso, però è a disposizione di tutti, si può usare. Si può provare. E quindi comunque sono codici che simulano, in questo caso simulano le stelle da, insomma, tutta la struttura, dal centro alla superficie, della massa che uno vuole, con la composizione chimica che uno vuole, e le fa evolvere seguendo tutte le leggi fisiche. Uno ci mette dentro tutte le leggi fisiche, per esempio l'elettromagnetismo, la fisica nucleare, la gravità, la termodinamica e tutto, e poi questo codice ha anche un pacchetto con tutta la matematica, quindi che sa come risolvere tutte le equazioni, quindi mette insieme la fisica, la matematica, risolve le equazioni e poi tira fuori i risultati, e poi da questi risultati riparte, rifà i conti e simula la vita della stella nel tempo, e quindi poi ti fa proprio... Ti può fare poi una stella virtuale che tu poi puoi confrontare con quelle reali e capire se quello che hai fatto rispecchia o meno la realtà, e imparare, certo, quindi cose nuove, insomma. Certo. No? Umberto, relativamente al grafico che ci ha fatto vedere prima, c'era Steven, che saluto, che ti ha posto, sì, ecco, questa domanda. Quindi i picchi nel grafico sono frequenze che non vengono assorbiti da nessun gas? Tendenzialmente da nessun elemento chimico, attenzione, dico sottigliezza, però sì, in generale sì, i picchi sono dove la luce in qualche modo passa liberamente, insomma, più o meno liberamente, cioè non c'è, diciamo che dove c'è il picco e dove non c'è nessun elemento chimico abbastanza abbondante da assorbire a quella frequenza, magari esiste, però lì non è presente magari. Esiste natura, ma non in quel caso. Bene. Stanno facendo complimenti. Anche Nico dice che livelli, che saluto, è sempre presente anche lui, ecco, nelle live. Allora c'era Stefania che chiedeva questa, è una domanda, ecco, che potrebbe essere interessante anche per il destino del Sole, che chiedeva: qual è lo stato successivo ad una AGB? Se la AGB diventa prima, post AGB. Non è un nome di fantasia, mi ricordo di fantasia.
La posta GB è la GB che ha appena perso tutto l'inviluppo di idrogeno e quindi soltanto rimane col nucleo di carbon ossigeno intorno il guscio di elio caldissimo. E dopo la GB, dopo la posta GB diventa una nana bianca. Quindi anche parte del guscio di elio un pizzettino può essere perso, poco, ma quando la posta GB si raffredda diventa poi una nana bianca. Quindi abbiamo la stella di sequenza principale, cioè il nostro Sole, gigante rossa, AGB, post AGB, nana bianca. Questa è un po' la catena delle fasi evolutive. Certo. Allora, detto, dice la grande bravura di Umberto di rendere comprensibili concetti per noi, per me, molto complicati. Mi fa piacere farli leggere. Spesso a volte quando parlo mi chiedo sempre, ma capi, non so, ma l'ho letto bene, capiranno, oddio, mi stanno seguendo, stanno già dormendo. Vabbè, ma fa piacere che ce la faccio un pochino. Allora, per dare un attimo di respiro a Umberto, poi leggiamo qualche altra domanda, quindi fatela. Ho visto che si è collegato Tommaso, che saluto ovviamente Tommaso e Nicolò, e voglio ricordare... La settimana sarà ricca di appuntamenti. Venerdì non ci sarà il giovedì dell'astrobiologia, dopo vi diremo che ci sarà un altro evento giovedì, però Tommaso ci sarà venerdì, eccolo qua, vi ho messo l'evento in chat, eccolo qua, si vede. C'hanno batteri, fenomenali poteri cosmici in un minuscolo spazio vitale. Sarà con la professoressa Daniela Billi, quindi mi raccomando, seguite la live di Tommaso per il venerdì, diciamo il giovedì sposato a venerdì, dell'astrobiologia, perché giovedì avremo la live con Amedeo Balbi. Ci sarà Umberto con Amedeo Balbi, dopo metteremo nuovamente il link all'evento, quindi vi potete iscrivere tranquillamente. Mi raccomando, partecipate a tutte le live che abbiamo in programma. E poi un'altra cosa bellissima, tra sabato e domenica ci sarà un'altra live osservativa dall'Atacama, e io ringrazio Daniele perché la vedremo stavolta al telescopio il cielo dell'Atacama. Sarà praticamente domenica luna di notte, l'evento uscirà tra stasera e domani, ragazzi, quindi un'altra volta vedremo le bellezze in diretta del cielo dell'emisfero australe, quindi anche quella sarà una grande serata. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, la televisione buttatela. Esatto. Daniele, che poi se ricordiamolo si è fatto tutto il viaggio per noi, si è sacrificato. Lo salutiamo infatti calorosamente, ecco. Allora, quindi mi raccomando, venerdì seguite la live di Tommaso. Allora, andiamo avanti, vediamo qualche altra domanda. Vediamo un po'. Pasquale, per favore abbassa un po' il volume del tuo microfono. Subito, Ignazio. Forse un po' alto. Ecco. Umberto, come va? Adesso mi senti bene? Io ti sentivo abbastanza bene, anche prima. Sì, ok. Sì. Vabbè, comunque, mica mi senti basso, no? Tutto a posto. Tutto bene, no? Allora. Tutto bene. Ok, perfetto. Ah, guarda, qua c'è un'altra domanda di Jens. Tobacco. Che differenza di dimensione tra una GB e una bianca? Una dimensione è... cioè, una differenza enorme. Allora, per dire, una GB come dimensione tipica è al raggio dell'orbita terrestre. Più o meno, no? Una nana bianca più o meno alle dimensioni del pianeta Terra. Quindi è un qualcosa di... Però attenzione. Magari una stella GB può avere la massa paragonabile a quella del Sole, no? Una, due, tre masse solari, più o meno. Ed è grande e occupa un volume... pari a quello dell'orbita terrestre, cioè che, pensiamo a che roba gigante è. Una nana bianca è grande come il pianeta Terra, però può avere in sé una massa paragonabile a quella del Sole a sua volta. In genere intorno a una, le nane bianche più comuni hanno massa intorno a pari al 60-70% della massa del Sole, però tutta raggruppata in un volume del pianeta Terra. Quindi sono differenze spaventose sia di dimensioni a favore della stella GB, ma anche spaventosamente diverse per la densità, che sono spaventosamente a favore delle nane bianche. No? Questo perché la nana bianca era il nucleo della GB, quello che era una volta il nucleo, e
proprio situata al centro, quindi con tutto il peso della stella sopra di lei, che quindi comprimeva, immaginate un qualcosa di avere sulle spalle un, non so, due culturisti che vi schiacciano a terra, ecco, il nocciolo, l'anello bianco una volta era il nucleo, al centro della stella, con tutta la massa, con tre soli sopra di essa, che l'hanno schiacciata per 10 miliardi di anni, e alla fine quello che ne risulta una stella ultra compatta, insomma. Allora, giusto per concludere poi questo capitolo, perché stiamo facendo poi gli step, c'è Fiorella che ti chiede a questo punto come finisce con la rana bianca. Allora, attenzione, questa è una domanda meno banale di quanto sembri. Una nana bianca, tra l'altro Livio, lo saluto. Si era collegato anche Giuseppe Marozza, li salviamo entrambi, e tutti i ragazzi del gruppo. Con la ricetta o senza ricetta? No. Non lo so, ancora l'aspettiamo. Okay. Va bene, ok. Fiorella, hai fatto una domanda molto interessante. Allora, dipende dalle situazioni. Se la nana bianca è tutta sola soletta, come il nostro sole, insomma, vabbè, che ha dei pianetuccoli, ma sono bimbetti. Una nana bianca, di fatto, se è sola, non può fare altro che raffreddarsi, perché cosa fa? La nana bianca non brucia nulla, risplende soltanto in virtù della sua stessa temperatura, e quindi raggia, disperdendo la temperatura, il suo stesso calore. Di fatto cosa succede? Irraggiando, si raffredda fino a quando diventerà, da nana bianca diventerà una nana nera, però in tempi molto lunghi, superiori all'età dell'universo attuale. Infatti ad oggi non è molto probabile che le nane nere ancora non ce ne siano, perché l'universo è ancora troppo giovane, insomma. Infatti, se però la nana bianca ha una stella compagna, no? Il finale può essere un po' più frizzante, un po' più esplosivo, perché se è una compagna, magari questa compagna diventerà anch'essa una gigante rossa, e diventerà anch'essa una nana bianca. Se queste nane bianche cominceranno a orbitare un intorno all'altra, magari un giorno anche a fondersi, e fondendo potranno magari formare un unico oggetto, un'unica nana bianca, però con una massa molto più grande. Se questa massa supera un valore critico intorno a una massa solare e mezza, 1,4 masse solari, che si chiama limite di Chandrasekhar, succede che questa nana bianca è troppo pesante e non riesce a sostenersi, collassa, cosa fa? Aumenta la sua temperatura interna a valori altissimi, e il carbonio, di cui è ricchissima, comincia a bruciare in modo repentino ed esplode come un'immensa bomba nucleare che si chiama supernova 1A. Fabio l'ha scritto, Umberto ha scritto anche Fabio. Bravissimo, è supernova 1A, esatto. Non A1, 1A, però vabbè. 1A. Da 1 all'autostrada. Giusto un piccolo invertito. Però esattamente, bravo Fabian, stiamo parlando della supernova 1A. Esatto. Allora, c'era arrivato anche, allora siamo contenti che ci state seguendo anche da YouTube, quindi grazie, è piaciuta, ecco, l'iniziativa di trasmettere anche su YouTube. A breve trasmetteremo anche sul canale, purtroppo oggi non siamo riusciti, però ci sarà lo streaming per le future live anche su YouTube di Umberto. Anzi, io vi voglio segnalare, mi raccomando, perché Umberto anche lui ha una pagina Facebook, e ci troviamo a questo punto, ve la segnalo, quindi mi raccomando, seguitelo sulla sua pagina Facebook. Adesso vi posto anche il canale YouTube di Umberto, e ci sono anche tanti video interessanti, tra cui quello della stella Sirio, molto caro, ecco. Quello fa furore, non so perché, ma fa furore. La stella Sirio è gettonata, quindi mi fa piacere che ci state scrivendo anche da YouTube, quindi grazie. E infatti c'era Berenice che ti chiedeva: quali sono i primi segnali che il nostro sole si stia spegnendo? Come ce ne possiamo accorgere? In realtà non è che si spegne proprio, Umberto, no? Sarà troppo tardi se ce ne accorgiamo. allora,
Essenzialmente è questo. Allora, adesso i primi segnali si avranno tra qua ancora qualche miliardo di anni, a meno due, tre. Adesso cosa succede? Il Sole sta bruciando idrogeno nel nucleo, no? Bruciando idrogeno, il nucleo verrà sempre più impoverito di idrogeno. Ci sarà sempre più elio, cioè lo scarto, la cenere del bruciamento di idrogeno, e sempre meno idrogeno. Quindi cosa vuol dire? Man mano che l'idrogeno scarseggia, la stella, per potersi mantenere in equilibrio e non collassare sotto il suo stesso peso, per bruciare man mano che l'idrogeno che va sempre più a scarseggiare, si comprime e deve aumentare la temperatura per mantenere un'efficienza sufficiente ad autosostenersi. Quindi diventerà più luminosa, no? E infatti da 2-3 miliardi di anni, quando l'idrogeno sarà sempre meno abbondante al centro, il Sole sarà marcatamente più luminoso, no? Abbastanza da far evaporare, se pensa, gli oceani sulla Terra. Questo però tra 2-3 miliardi di anni, più o meno. Diciamo un paio di miliardi di anni. Quindi, insomma, l'umanità contata che ha la civiltà umana ha qualcosa dell'ordine di 10.000-20.000 anni, quindi abbiamo tempo per rifare la struttura solo delle civiltà umane, delle città più antiche oggi, per 100.000 volte, quindi voglio, insomma. E, una volta poi esaurito l'idrogeno, cosa succede? La stella non avrà più nulla da bruciare per sostenersi, quindi la gravità non avrà ostacoli, comprimerà la stella fino a quando la temperatura e la densità centrali saliranno a valori tali che sarà in grado di bruciare l'elio. Allora ci sarà qualcosa che di nuovo spingerà via gli strati, questa volta però a temperatura più alta, quindi un volume finale maggiore. Però quello verrà, insomma, a quel tempo, a quel punto poi la Terra sarà in serio pericolo, perché potrebbe proprio essere proprio inglobata dalla stella in quella fase. Però ecco, i primi segnali si avranno, insomma, non sarà impossibile notare qualcosa appena per il prossimo miliardo di anni. Tra un miliardo di anni il Sole sarà già un po' più luminoso, tra due ancora di più, forse troppo. Però, insomma, ripeto, possiamo descrivere la storia dell'uomo dall'inizio alla fine per ancora 10.000 volte. A voglia, c'è tempo. Sono stati allora, ragazzi, scala incomparabili. Vi ho postato il canale di Umberto YouTube, quindi mi raccomando iscrivetevi, ecco, trovate già dei video, quindi mi raccomando commentate, fategli domande anche lì, quindi tartassatelo. Allora, avevo visto, devo fare un saluto doveroso, Umberto, si è collegata anche Rosa Tedesco, che saluto, che ci regala tantissime copertine legate, ecco, agli eventi, non tutte, però in gran parte le fa lei, si ritaglia lo spazio per farle, quindi mi raccomando, seguitela sui suoi canali, sul suo Instagram, perché tra l'altro Rosa mi manderà anche il suo paper book, ecco, legato alla Luna con tutte le fasi lunari, io ve lo farò vedere, quindi in questi giorni seguitemi tanto su Instagram, anzi dopo vi do il mio profilo, il profilo di Passione Astronomia, in modo che non vi perdete nessuna storia. Quindi ciao Rosa e grazie come sempre. Allora, andiamo avanti. Cosa ha vinto, album o quadri alla fine? Cosa? Alla fine ha vinto l'album fotografico e i quadri con le foto della Luna. Non ho capito in base a cosa, Umberto, scusa. No, mi ricordo che c'è stato un sondaggio da Passione Astronomia in cui si chiedeva. Ah, sì, quello era con Stefano, salutiamo anche Stefano che ci segue sempre. Anzi, ieri mi ha mandato 3-4 foto inedite, di cui una l'abbiamo pubblicata oggi. Quindi, ragazzi, abbiamo tanto tantissimo materiale. Io ringrazio tutti per l'impegno e tutto lo staff di Passione Astronomia. Siamo un'unica squadra, non c'è un capo, ma siamo tutto un team che lavora sulla stessa lunghezza d'onda. Ecco, questo ci tengo a dirlo. Allora, vediamo se ci sta qualche altra domanda. Umberto, penso forse qualcuno l'abbiamo persa per strada. Vediamo un po', torno un po' indietro, ragazzi. Vediamo un po'. Ah, Giuseppe, la ricetta tutto a posto, Umberto, quindi possiamo... Ah, sì, ho visto. Eh,
Allora c'era Sebi che ti chiedeva quanti tipi di supernove esistono. Ok, sì, in realtà avevo anche risposto, visto prima Fabio, Alfonsetti tra l'altro. Vai Umberto, sei pure tu. Fabio ha giustamente detto, beh, essenzialmente due, che sì, giusto, insomma, può esplodere una stella massiccia, quindi una stella con una massa di almeno una decina di masse solari in su. E stelle di questo tipo esplodono come supernova di tipo 2, cioè sono cosiddette supernove a collasso, dove essenzialmente queste stelle bruciano prima l'idrogeno, come tutte le stelle, poi l'elio, però poi hanno una massa abbastanza grande che riescono a raggiungere temperature abbastanza alte nel loro nucleo e nelle loro zone più interne per bruciare anche il carbonio, l'ossigeno, il neon, il silicio. Fino a quindi a produrre quella famosa struttura un po' a gusci di cipolla e a terminare la resistenza proprio prima di esplodere con un guscio, con un nucleo di ferro e nickel e di cupri del ferro, che sono elementi da cui non è più possibile estrarre alcunché dal punto di vista energetico. Quindi la stella a quel punto cosa succede? Non può più contrastare la sua gravità e non è più circolata da niente. Ecco, ricordiamoci che l'evoluzione, la vita delle stelle, di tutte le stelle, è una battaglia, una guerra continua contro la loro stessa gravità, no? Una stella combatte sempre contro il suo stesso peso per non collassare e lo fa bruciando qualcosa che sprigiona energia verso l'esterno e controbilancia la sua stessa gravità. Una stella massiccia, quando arriva a bruciare il silicio, e brucia ferro, a quel punto non può più estrarre energia, quindi la gravità non ha ostacoli e tutta la struttura va in caduta libera verso l'interno, collassa. E succede che collassando, insomma, in caduta libera, prima rimbalza contro un nucleo densissimo di ferro, provocando un'onda d'urto che si propaga a velocità supersonica verso l'esterno. Ma poi la materia del nucleo è talmente compatta, densa, che addirittura gli atomi stessi sono compressi, gli elettroni sono compressi nel nucleo e sono catturati dai protoni. E quindi ne risulta un nucleo ricchissimo di protoni, quello che poi diventerà una stella di neutroni. Ma gli elettroni, quando sono catturati dal loro stesso nucleo, liberano una quantità enorme di altre particelle chiamate neutrini, che vengono sprigionati in quantità enormi. Parliamo di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi a evento. Questi neutrini depositano una quantità enorme di energia, circa l'energia di 100 miliardi di soli negli strati esterni, che poi vengono espulsi in questa enorme esplosione chiamata supernova di tipo 2, no? E poi dipende, poi gli astrofisici distinguono supernove tipo 1b, 1c, dipendendo se la stella ha ancora de dell'idrogeno attorno, se non ce l'ha perso per i venti, però queste sono sottoclassi. E poi abbiamo le supernove tipo 1a, che non sono stelle massicce, infatti, occhio. Alcuni definiscono supernova come la morte delle stelle di grande massa. No, anche le nane bianche possono esplodere come supernova se hanno una compagna, come in un sistema binario, se hanno una compagna. E in quel caso sono supernove non a collasso, ma sono delle enormi bombe nucleari, delle bombe nucleari grandi come il pianeta Terra, che nel caso in cui una nana bianca abbia una compagna con cui magari si fonde, forma una nana bianca molto massiccia, magari troppo massiccia, che non si può sostenere, collassa, e collassando aumenta la sua temperatura interna fino a accendere il bruciamento nucleare del carbonio, e quindi esplode come una bomba nucleare, insomma, enorme. Superando in luminosità addirittura le supernove, le stelle massicce, superandole di gran lunga anche. Quindi queste sono, diciamo, le due macro classi di supernova. Poi ce ne sono tante sottoclassi, ma quelli sono dettagli, insomma. Certo. Allora,
Vediamo un po', continuiamo, ecco, il nostro, ci state facendo un sacco di domande, quindi grazie ragazzi, grazie a tutti, perché c'era un'altra che volevo leggere, però me la sono persa sinceramente, però vediamo un po' se la recupero, perché ero un po', ecco qua c'era Andrea Pavia, Umberto che ti chiede, è un po' lungo, copriamo Umberto adesso, in Ah, questo ok, infatti io sono scomparso, questo mi vedete. Finisco qua. Allora, grazie mille e complimenti per l'interessante esposizione. Per quanto riguarda le frequenze che si misurano per la determinazione degli elementi presenti nella stella, è possibile calcolare eventuali distorsioni dovute all'avvicinamento o all'allontanamento relativo della stella che stiamo osservando? Mi riferisco a blu, shift e redshift. Sì. Poi tu hai il commento così mi vedono. Sì, no, lo stavo già facendo. Scusi. No, sì, si può. In genere sono spostamenti abbastanza minimi. Allora, quando vediamo, per esempio, stelle, magari sistemi, stelle che si avvicinano a noi, una Via Lattea, così, le velocità con cui si avvicinano sono comunque abbastanza piccole, però si notano comunque. Se vedi, è abbastanza facile distinguere perché ci sono degli elementi chimici che hanno delle linee di assorbimento molto forti e molto ben conosciute. Pensiamo a certe linee dell'idrogeno, non so, la K-alfa, linee di Balmer, o certe linee di assorbimento del ferro. Elementi quindi chimici molto abbondanti nell'universo e molto ben studiati, e quindi sono certe linee che gli astronomi osservativi riconoscono un po' al colpo d'occhio. Prendo queste linee come riferimento, che si conoscono molto bene, e si può vedere se sono spostate per effetto di un moto della stella oppure per effetto dell'espansione dell'universo, se guardiamo galassie lontane. E quindi basta, una volta che si identifica questo spostamento, queste linee molto note, si può applicare lo stesso spostamento anche alle altre linee, quelle degli elementi un po' meno abbondanti, e quindi facendo questa operazione si possono riconoscere comunque tutti gli elementi, insomma. Certo. Allora, voglio rispondere un attimo a Berenice che chiedeva, ecco, se penso intendesse pianeti intorno a un'unica stella. No, Berenice, ci sono tanti esopianeti, tanti, migliaia e migliaia di esopianeti. Possiamo dire che sono quasi una consuetudine avere pianeti intorno ad altre stelle, quindi ne stiamo scoprendo. La missione Kepler, che ha trattato Umberto con un articolo, ecco, su Passione Astronomia. Quindi poi io ogni tanto, ecco, quando ci sono scoperte di esopianeti particolari, adesso ce n'è stata la scoperta di uno che potrebbe spiegare la possibile presenza del pianeta 9 nel sistema solare. Chiaramente non è ancora accertato nulla, però perché questo esopianeta scoperto intorno a in orbita intorno ad un'altra stella ha un'orbita molto particolare, quindi insomma sono all'ordine di giorno, all'ordine del giorno le scoperte di esopianeti, quindi non siamo gli unici come si pensava, tanti e tanti anni fa. Allora, vediamo un po' se c'è qualche altra domanda. Allora, vediamo un po'. Sì. Sto riscorrendo i commenti, ragazzi, perché stavo No, cercando. sono Que tante, quindi non questi posso. siete tanti, quindi veramente grazie. Questa è la ricetta, quindi no, andiamo. Allora. Samir ha detto fra 2 o 3 miliardi di anni avremo già il motore a curvatura come in Star Trek, in riferimento alla stazione. Allora, penso, ci siamo autoeliminati, però speriamo. Esatto. Vediamo, Allora, vediamo. vediamo se c'è un altro commento. Un altro c'era, lo trovo e lo posto. Che effetto hanno le supernove sull'universo? Tanti effetti. Un effetto è, per esempio, quello dell'arricchimento chimico. Le Ecco, supernove. questo di Sara, queste esplosioni era Sì. riferito alle supernove. Alle supernove, ma non solo alle supernove. Allora, lo dico un po' arrabbiato, ma vabbè. Perché allora, le supernove producono molti elementi chimici, ma non solo loro. Questo lo dico perché leggo da troppe parti e anche in troppe pagine,
che le supernove solo le supernove producono elementi più pesanti del ferro. Beh, io vi ho fatto appena vedere che le stelle AGB, che sono stelle di piccola massa, più o meno poco più grandi del nostro Sole, producono molti elementi pesanti, perché producono molti neutroni. Però, ok, anche le supernove fanno i loro elementi. Le supernove, per esempio, producono molto ossigeno, producono una buona quantità di ferro, e gli altri elementi intermedi, come neo, magnesio, silicio, sodio anche, producendoli, poi esplodendoli, li diffondono nello spazio circostante, nello spazio anche di qualche anno di luce circostante, quindi vanno questi elementi chimici poi andranno poi magari ad arricchire altre nebulose da cui nasceranno altre stelle, più o meno. Le supernove sono di fatto, anzi, le supernove sono state forse il primo fenomeno astronomico ad aver arricchito l'universo nella sua storia di elementi chimici pesanti. Questo perché l'universo che noi conosciamo, una volta, insomma, era molto più giovane, molto più denso, insomma, le prime stelle sono nate qualche decina, un centinaio di milioni di anni dopo il Big Bang, no? Ma a quell'epoca l'universo era fatto di tre elementi sostanzialmente, c'era idrogeno, elio e un po' di litio, ma non c'era nessun altro elemento pesante, non c'era carbonio, azoto, ossigeno, neo, magnesio, silicio, argon, ferro, germanio, stronzio, zirconio, piombo, oro, non c'era nulla di tutto questo. Cosa vuol dire? Le prime stelle che sono state nell'universo hanno avuto una loro vita e sono morte. Quali sono state le prime stelle a morire? Le stelle più massicce, perché sono quelle che bruciano più in fretta. E quindi le stelle massicce sono quelle che poi esplodono come supernova. Le supernove quindi sono state il primo fenomeno celeste ad arricchire l'universo con elementi nuovi. Sono state le prime a buttare nello spazio ferro, neon, ossigeno, questi elementi qua. Quindi hanno avuto questo ruolo molto importante. Sono state le prime esplosioni supernova sono state le prime da cui sono nati elementi nuovi, ma non le uniche. Poi dopo le stelle poi di piccola massa hanno ci messo di più tempo, poi sono andate più vecchie, hanno contribuito anche loro, però le prime sono state le supernove. E poi le supernove hanno anche un altro effetto che è più cinematico, cioè le esplosioni possono anche avere un effetto sulla quantità di gas che le galassie possono perdere e magari anche ricevere magari da altrove, insomma. Quindi anche un effetto sulla dinamica del gas della galassia. Anzi, se una supernova esplode anche abbastanza vicino a una nebulosa, magari, può in qualche modo anche perturbarla, e questa perturbazione può addensare la materia della nebulosa in certi punti e magari può dare inizio alla nascita di una nuova stella, in certi casi. Quindi ci sono una serie di diversi effetti possibili che una supernova può avere, no? Molto, 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 molto interessante, senza dubbio. Effetti clamorosi, potremmo dire, per certi aspetti. Alessandra ci chiedeva tre stelle vicine vede stasera. Allora, sicuramente se sono tre stelle vicine non è un pianeta. Poi dipende, non sono pianeti, non so, ecco, in che direzione stai guardando. Tre stelle vicine mi viene in mente la cintura di Orione, potrebbe essere, però ecco, devi dare un riferimento. Perché non è i pianeti, Giove e Saturno sono tramontati. Certo, si vede Marte, ma Marte sicuramente, ma Urano non è visibile ad occhio nudo, quindi non lo so. Saranno sicuramente stelle. Jenny, salve, vi seguo da poco, vi faccio i complimenti per gli argomenti molto interessanti. Quindi Umberto, Jenny ti fa i complimenti. Come anche Steven, che salutiamo. Comunque, ragazzi, io vedo che le domande le abbiamo bene o male lette tutte, ecco, quindi penso che Umberto possiamo fare semplicemente, non so, direi di parlare un secondino della live che ci aspetta giovedì. Eh già.
Aspetta, però, aspetta un secondo, prima di iniziare prendo un attimo il link, riparo il link e da mettere in, nei commenti. Aspettate un secondo, metto anche il titolo, sto preparando tutto, aspettate, arrivo subito. Allora, e poi, allora, la live di giovedì si intitola Cosa sappiamo dell'universo ed abbiamo un grande ospite, ovvero il professor Amedeo Balbi. Umberto, allora di cosa ci parlerete giovedì? Allora, giovedì sarò appunto in compagnia del professor Amedeo Balbi, che penso che molti di voi conosciate. Molti di voi conoscono perché è molto famoso anche su YouTube, sul suo blog Keplero, professore associato di astrofisica. Ha anche dato molte presentazioni ai TED Talk e insieme a lui presenteremo il suo ultimo libro, che si chiama appunto L'ultimo orizzonte, cosa sappiamo dell'universo, e sarà una bella grande serata. Il professor Balbi ha una caratteristica molto particolare: riesce a parlare con una chiarezza e allo stesso tempo con un rigore che non ha, ha pochi eguali. Riesce a parlare, i suoi video per molti sono una droga, cioè, che si li guardano uno dopo l'altro perché sono molto coinvolgenti, sono chiarissimi, ma sono chiari senza perdere di rigore, di precisione. E infatti e sono dati a ogni tipo di età e ogni tipo di competenza. Per esempio, io stesso, quando per esempio voglio... Sono le volte in cui magari voglio, sono degli argomenti che non ricordo bene, magari perché li ho studiati, non so, quando io ero all'università, magari 15 anni fa, così, e che magari sono un po' arrugginito, e spesso vado a vedere i suoi video che lui fa per le conferenze, per la gente, insomma, comune, per il grande pubblico. A volte vado a guardarmi anch'io, perché mi sono utili anche a me, per rinfrescarmi la memoria, perché sono fatti talmente bene, talmente chiari, che sono utili a tutti. E lui è stato anche premiato nel 2015 col premio divulgazione scientifica per il suo libro Cercatori di meraviglie, che vi consiglio. E quindi e lui sarà con noi ospite giovedì alle ore 9 su Passione Astronomia, e insieme esploreremo il suo ultimo libro. E io gli farò tante domande, snoccioleremo insieme tutti gli argomenti principali di questo libro, quasi in un viaggio da ciò che sappiamo oggi dell'universo in modo più o meno solido, fino a spingerci ai confini, agli orizzonti della nostra conoscenza, dove già insomma cominciamo a muoverci con cautela, e per poi capire come la comunità scientifica pensa di spingersi oltre questi confini nel futuro con nuove missioni spaziali, nuovi studi, nuove strategie, insomma. Una serata imperdibile, però, mi raccomando, seguiteci. Ragazzi, infatti vi aspettiamo in tanti, quindi mi raccomando, vi ho messo l'evento, quindi, ma non sarà il solo evento che avremo, vi ricordo anche l'appuntamento di venerdì di Tommaso Nicolò, che ecco gentilmente ha spostato la sua live per dare spazio alla live con Balbi, quella di giovedì. Poi quindi giovedì, venerdì, tra sabato e domenica facciamo la live osservativa dell'Atacama con Daniele Gasparri con il telescopio. Uscirà l'evento, quindi Rosa già mi ha contattato e mi sta per inviare la copertina, che ringrazio ovviamente. Poi lunedì c'è la grande congiunzione, ancora devo fare l'evento perché ragazzi aspettiamo un attimo il meteo, perché comunque il meteo è fondamentale, ma quella sarà comunque nel primo pomeriggio, quindi insomma alle 5 più o meno, però continuate a seguirci e avrete tanti tanti dettagli in merito. Quindi detto questo, io vi rinnovo l'invito a seguire, un secondo solo, mi raccomando seguite la pagina Facebook di Umberto, ve la riposto, tante volte mi dimentico di condividere il suo link, perché ecco, quindi mi raccomando iscrivetevi, come anche al suo canale YouTube, eccolo qua che ve lo voglio riproporre, ecco qua,
anche perché se non lo dico io, i ragazzi non lo dicono mai, anche con Daniele devo fare la stessa cosa, quindi devo essere io a prendere iniziativa. Quindi questo è il canale Facebook di Umberto e questo è il canale YouTube dove trovate altri video di Umberto. E quindi detto questo, poi per quanto riguarda le altre comunicazioni che mi dovete fare, come vi dicevo prima, vi lascio anche il mio profilo Instagram, o mi scrivete in pagina, ragazzi, oppure se avete urgenza di dirmi qualcosa oppure di chiedermi qualcosa inerente alla pagina, mi trovate su Instagram, mi potete mandare un messaggio in privato tranquillamente, eccolo qua, e ve lo lascio qua, mi scrivete, o ripeto, scrivete in pagina, può essere che vi risponda anche Umberto in pagina, perché lui può. Va bene, allora Umberto, grazie di cuore, sei stato veramente tanto grazie gentile, voi, ecco, e veramente chiaro nella tua esposizione, quindi grazie a tutti voi per essere stati con noi, per la fiducia che vi ponete in Passione Astronomia, continuiamo ad andare avanti, tante belle cose ci aspettano, quindi continuate a seguirci. Un saluto a tutti, buona serata e sempre cieli sereni a tutti. Alla prossima, a giovedì. Ciao.